Il Fasano batte il Gallipoli per 3-2 al termine di una bella gara in cui non si sono risparmiate spigolosità. Fasano che ritrova la retta via dopo la settimana terribile tra Coppa e campionato, ma ora è necessario dare continuità. Come detto, per i biancazzurri di La Terza non è stata una vittoria facile, tutt'altro. Peraltro i salentini all'andata avevano inferto al Fasano una dura lezione, servendogli un poker da frenare i bollori del pimpante inizio stagione dei biancazzurri. Ma veniamo al match. È buona la partenza dei padroni di casa. Le scorribande di Serri e Montaldi portano lo scompiglio nella retroguardia giallorossa. Al nono affondo sulla sinistra di Bernardini, che costringe in angolo la difesa del Gallipoli. Dodicesimo, da azione d'angolo, Di Rito colpisce di testa, ma la conclusione è alta sulla traversa. Al 22esimo si vedono gli ospiti. Un tiro di Carrozza, tra i migliori del Gallipoli, finisce fuori di poco. 28esimo, tiro dalla distanza di Legari, il pallone termina alto. 34esimo, il Fasano passa in vantaggio. Lancio di Ganci, Montaldi si avventa sulla sfera e, sia pur bloccato, riesce a mettere in rete. 39esimo, il sudamericano concede il bis con un pallonetto che beffa l'estremo Passaseo dopo un precedente tentativo neutralizzato. Il pallone è entrato, per l'arbitro sì, ed è 2-0. Focose le proteste degli ospiti, secondo il quale il pallone non sarebbe entrato. Il più arrabbiato di tutti è Gallù, le cui proteste gli costano il rosso diretto. Gallipoli in 10, ma riduce lo svantaggio al 46esimo su punizione di Scialpi, che beffa l'Oliva. Per la verità non perfetto nell'occasione, nel valutare la parabola della palla e la sua posizione a difesa del proprio palo. Si va negli spogliatoi sul 2-1. Nella ripresa il Fasano torna ad attaccare, rendendosi pericoloso con Serri al settimo e al quarto d'ora. Tuttavia gli ospiti raggiungono il pareggio con Carrozza al 20esimo, con una grande azione personale partendo dall'out destro e bevendo la difesa locale, che non riesce a chiudere i varchi. Carrozza infila dal limite dell'area l'Oliva con una rasoiata a pelo d'erba. Dopo una serie di cambi il Fasano trova la zampata giusta. È il 34esimo quando un ficcante lancio di Fumarola serve Corvino, il quale centralmente si infila nell'area ospite, pone un diagonale micidiale che trafigge Passaseo per il 3-2 finale.